dove abbiamo una squadra maschile che quest'anno è stata promossa in Serie A1 e dove abbiamo una squadra, in sostanza le dimensioni del campo sono quelle di una piscina e abbiamo degli atleti con una palla che si passano e l'obiettivo è segnare il punto in un canestro sospeso sopra l'acqua nella porta avversaria. Il circolo a Torino, ma anche nel panorama piemontese, si distingue per essere l'unica società dove sono presenti tutte e tre queste discipline. Beh, nelle tue parole sentiamo anche un giusto orgoglio di bandiera, per le attività che vengono svolte al circolo. Ricordiamo però che canottaggio e canoa possono essere praticati in diversi circoli sul Certo. fiume Po. In particolare, oltre agli amici del fiume, abbiamo gli amici del remo, il Canoa Club Torino, Canottieri Armida, Canottieri Caprera, Canottieri Esperia, Custorino, Eridano, e la Reale Società Canottieri Cerea, che poi è nota per aver dato poi i natali alla Federazione Nazionale, come avevamo citato prima, nel 1888. La cosa curiosa è che vi riconoscete facilmente fra voi in acqua per delle caratteristiche, quindi Sì. non è possibile confondersi fra No. imbarcazioni di società Sì. diverse. Come fate a riconoscervi? Ma ci sono i cosiddetti colori sociali che in gara si traducono in un abbigliamento che deve essere di un determinato modello e con certi colori che sono depositati in federazione. Questo è la parte abbigliamento e poi invece abbiamo anche i remi, cioè i colori dei remi distinguono la società di appartenenza, quindi i colori sociali sono riportati anche nei remi. Voi avete visto nei servizi delle pale azzurre che è il colore caratteristico delle pale del circolo, l'abbigliamento sociale invece prevede anche il bianco e il turchese. Però l'azzurro identifica, il turchese infatti, identifica il colore del circolo sulle pale e ogni società ha le pale colorate con un colore diverso. Quindi se vi affacciate sul Po e vedete un equipaggio passare e vi chiedete se, amici del fiume, guardate il colore delle pale. Sì, potrete vedere delle pale, le nostre sono le azzurre, poi ad esempio, a titolo puramente di esempio, abbiamo la Canottiere Esperia dove la pala bianca ha due strisce, una gialla e una blu, la Canottieri Caprera dove invece le pale sono bianche e rosse, la Canottieri Cerea dove le pale sono bianche e azzurre. Bene, adesso andiamo in un'altra sede, cambiamo argomento per terminare questa nostra puntata. Vediamo un servizio che ci arriva dalla redazione della TV di quartiere di Santa Rita e Mirafiori Nord. I nostri ragazzi questa settimana sono andati a riprendere un derby di calcio, in particolare di calcio a 5 under 20. Si giocava un incontro di campionato WISP fra la squadra A e la squadra B dell'associazione Sportidea Caleidos. Vediamo le riprese. Sabato 14 gennaio, presso i campetti di Via Modigliani a Torino, si è svolto il derby di Mirafiori. Un incontro in famiglia fra le squadre di calcio a 5 dell'associazione Caleidos, Sportidea 1 e Sportidea 2. Gli atleti di entrambe le squadre non si sono risparmiati. La partita è finita 9-2 per la squadra di Sportidea 1. Nonostante il campionato invernale sia quasi al termine, non sono mancati gesti di sportività e spirito di gruppo tra i partecipanti, come lo scambio di maglie a fine gara.
In attesa del campionato primaverile, lasciamo spazio ai protagonisti e ai loro racconti sulla partita. La partita è andata bene, come ci aspettavamo, un po' a coronamento del miglioramento fatto durante questo campionato, in cui ci siamo allenati, siamo ben preparati e siamo riusciti a toglierci delle piccole soddisfazioni, diciamo. Bene tutti e sono contento personalmente di come sia andata. Posso dire che ovviamente è stato veramente un grande onore giocare in questa squadra, perché siamo tutti quanti uniti, un grande gruppo. Questa partita certo non pensavamo di vincerla, però pensavamo a comunque perderla valorosamente. Quindi abbiamo dimostrato comunque che sappiamo giocare bene, che se ci impegniamo possiamo dimostrare tanto, e abbiamo anche lavorato per il prossimo anno, che pensiamo anche di dare molto di più di quest'anno. Abbiamo fatto il derby, abbiamo avuto il derby in famiglia, il campionato è quasi finito, manca solo una partita, sabato prossimo finisce, dovremmo aver vinto, quindi c'è il campionato invernale, tutto bene, che va tutto bene, i ragazzi sono tutti ragazzi tranquilli, bravi, e siamo contenti di tutto il gruppo, sia Sportidei 1 che Sportidei 2. A marzo incomincia il campionato primaverile, vediamo un attimino cosa succederà. L'anno scorso non avevamo l'Under 20, avevamo solo la squadra normale che faceva WISP normale, infatti della squadra del Sportidei 1 c'erano 4-5 che giocavano già l'anno scorso, esperti con noi. E l'allenatore principale di tutto il gruppo è Vannucci Mirko, è bellissimo stare con dei ragazzi che ti ascoltano e sono contento, perché si passa delle giornate bellissime anche in allenamento il martedì, quindi mi piace. Tra gli spettatori presenti alla partita incontriamo anche il presidente dell'associazione Kaleidos, un'importante realtà all'interno della circoscrizione 2. Entusiasta del buon risultato ottenuto dalle due squadre, ci presenta l'associazione con le sue innumerevoli attività che vanno anche al di là dello sport. Sono Sergio Celestini, presidente dell'associazione Sportidea Kaleidos, è ormai una storica associazione del quartiere Mirapioli Nord Santa Rita, più da 30 anni che operiamo sul quartiere. L'associazione opera in tantissimi settori, sia sportivi che culturali. La nostra sede è in via Pertinace 29, via Dandolo 40/A. Nello sport offriamo opportunità ai cittadini del quartiere, anche non del quartiere, di pallavolo, che è uno dei settori più richiesti, le ginnastiche, pit yoga, yoga, discipline orientali, abbiamo nuoto, sub, acqua gym, sci di fondo, tennis, abbiamo un circolo culturale in via Dandolo aperto ai soci la sera. Abbiamo attività culturali, musica, lingue straniere, arti grafiche, pittura, disegno, fotografia, informatica, insomma siamo forse una delle poche associazioni che riescono a offrire un grossissimo ventaglio di opportunità.
Per tutti questi settori è un gruppo molto recente, quello del calcio a 5. Quest'anno stiamo partecipando al campionato WISP con due squadre, una un po' più esperta e l'altra formata da molti giovani. Con la squadra più esperta siamo in testa al campionato. Oggi le abbiamo viste una di fronte all'altra, al di là del risultato mi è piaciuto molto alla fine lo spirito di gruppo che hanno comunque tutti questi ragazzi, di scherzare, scambiarsi addirittura le maglie a fine partita, ed è quello lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, quello di offrire non solo un'attività sportiva o culturale ma anche possibilità di aggregazione, di ritrovarsi e conoscere altri ragazzi e adulti. Noi abbiamo anche un sito per chi volesse maggiori informazioni, che è www.sportidea.net, e lì troverete tutte le nostre opportunità, i nostri recapiti telefonici. Però leggi fuori dal coro le notizie che gli altri non danno. Però, la rivista di Torino. Bentornati ad Altro Campo. Abbiamo appena visto delle bellissime immagini di ragazzi che giocano nel campionato Under 20 di calcio a 5. Torniamo qui in studio, dove questa sera siamo con Mauro Crosio e stiamo parlando di canottaggio. Uno sport molto diverso dal calcio, ma anche in questo caso uno sport per giovani. Le attività del circolo di cui sei presidente, l'Amici del Fiume, sono anche in particolare incentrate sull'avviamento allo sport. Cosa ci dice a questo riguardo? Perché abbiamo visto delle belle immagini prima di ragazzi anche molto giovani che praticavano. Voi praticate sia per l'agonismo, ma praticate e fate praticare anche in vista semplicemente di un'attività sportiva non agonistica. Sì, il nostro obiettivo che cerchiamo di perseguire da quando è nato il circolo è quello di sviluppare lo sport, sviluppare i nostri sport, quindi la canoa, il canottaggio, e poi abbiamo detto che si è aggiunto anche il tennis. Noi quello che vogliamo realizzare è che tanti giovani pratichino questi sport. Sono sport all'aria aperta, quindi assolutamente in un ambiente sano, con la possibilità anche di conoscere e confrontarsi. Riteniamo che lo sport e in particolare il canottaggio siano estremamente formativi per l'individuo. E questo personalmente lo posso testimoniare, ma posso testimoniarlo anche da parte di altri atleti che sono cresciuti da noi e si sono trovati poi con un'esperienza che non hanno fatto da nessun'altra parte. Una delle soddisfazioni migliori è quella di vedere tornare degli adulti che sono stati al circolo quando erano giovani, che magari hanno fatto un'esperienza anche all'estero, però quando tornano a Torino tornano al circolo perché lo trovano un ambiente familiare. Quindi il vostro obiettivo è quello di aumentare la base dei praticanti il più possibile, allargare la base della piramide, esatto. In maniera tale poi che ci sia naturale restringimento verso l'alto fino ad arrivare agli agonisti e poi ai campioni di questo, esatto. Di questo sport. Avere nella stessa società tutta la piramide, quindi dai 300 praticanti e alla cima della piramide due o tre che partecipano alle gare internazionali. Diciamo che è un obiettivo che nella canoa è già stato raggiunto in passato con degli atleti che sono arrivati alle Olimpiadi, nel canottaggio ci stiamo lavorando intensamente. Bene. Ringraziamo Mauro Crosio per tutto quello che ci ha raccontato relativamente allo sport sul Po, in particolare al canottaggio. E diamo appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Altro Campo. Arrivederci.